Ciao a tutti e benvenuti di nuovo dal CES 2016 di Las Vegas. Trasformare i gesti più semplici come quelli dell'igiene in un gioco è il trucco per portare i bambini ad abituarsi a tutte le buone pratiche quotidiane. Questa azienda ha pensato proprio a questo quando ha progettato questo speciale spazzolino che si chiama Colibri, uno spazzolino intelligente, Bluetooth, possiamo dire smart, che si collega al proprio tablet o smartphone e permette di trasformare la classica igiene dentale in un divertente gioco. Attualmente lo spazzolino disponibile in questa versione bianca costa 149 euro, è di origine francese, l'azienda è europea e consente di giocare in questa maniera. In pratica ha un accelerometro al suo interno che riesce a capire da che lato siamo del viso, quindi se stiamo facendo il lato sinistro o destro della bocca, e di conseguenza sposta il nostro personaggio in questa specie di gioco che è un runner game a destra o a sinistra nel mondo di gioco. In pratica la durata del gioco è di circa 2 minuti, si può anche espandere fino a 3, e questo dovrebbe permettere di garantire un'ottima igiene orale per i bambini. È uno spazzolino di ultima tecnologia comparabile ad altre famose marche note per questo settore, quindi ha ricarica a induzione, una vibrazione fino a 15.000 vibrazioni al minuto, che non è il massimo in questo mercato, ma ci hanno detto che per i bambini serve una vibrazione meno intensa perché potrebbe dar fastidio ai più piccoli, qualcosa di più prepotente, possiamo dire. Il costo delle testine di ricambio che vanno comprate esclusivamente da Colibri è di 19 euro per un kit di 3, e una testina dovrebbe durare circa 3 mesi se poi effettivamente convinciamo il bambino a lavarsi i denti quotidianamente. Speriamo che la tecnologia collegata al gioco possa essere veramente qualcosa che migliori la salute e il benessere di tutti quanti. Qui da Colibri e da CES è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!